aiutare rispettando le usanze e le tradizioni del posto, senza tentare di modificarle. È l'architrave su cui poggia Oltre la Vita Onlus. L'associazione dal 2007 porta avanti interventi assistenziali e sanitari miranti al miglioramento della qualità della vita e alla promozione dei diritti delle persone. Fondata a Isernia da Titina Petrosino e Ugo Martino, in tanti conoscono la storia, ma vale sempre la pena riproporla. Titina e Ugo sono i genitori di Francesco, giovane vittima nel disastro ferroviario di Roccasecca del 2005. Devastati dalla perdita, dopo aver appreso da un sacerdote proveniente dall'Africa, padre Leon Sirabaenda, della sofferenza delle popolazioni del Burundi a seguito di sanguinosi conflitti etnici, decisero di fare qualcosa per loro. Venne spontaneo unire il nostro dolore per Francesco con quello della gente del Burundi, spiega Ugo. E così, da quasi 15 anni, l'associazione costituita nel nome del figlio finanzia progetti in favore della popolazione di Mukamba, in Burundi, dove grazie alle donazioni di tante persone è stato possibile costruire, tra le tante cose, una scuola, un orfanotrofio, un centro per disabili, un piccolo ospedale e un dispensario. Di recente il Presidente della Repubblica ha insignito Titina e Ugo delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, un riconoscimento prestigioso che hanno accolto con la compostezza e la malinconica mitezza che li contraddistingue. Il loro più grande premio, infatti, è continuare ad aiutare gli ultimi. Ma è emozione relativamente. È semplicemente, diciamo, un riconoscimento per quello che stiamo facendo. Stiamo dando una mano a queste persone, ormai sono 15 anni e quindi va bene così. È chiaro che intanto riusciamo a operare, a lavorare, grazie a tutti gli altri amici dell'associazione che collaborano fattivamente. Ormai, ripeto, sono 15 anni, si va e si viene e si fa quello che si può in funzione anche dei mezzi che abbiamo a disposizione. Stiamo semplicemente continuando a lavorare nella maniera più semplice del mondo, senza, questo è importante, senza andare ad alterare nessun equilibrio sociale, equilibrio religioso, politico, ci mancherebbe altro, tradizioni, cultura, eccetera. Quindi si va semplicemente a dare una mano agli ultimi.